Salve a tutti cari discepoli, benvenuti a un nuovo video del vostro maestro S. Oggi, tanto per cambiare argomento visto gli ultimi video, unboxing. Unboxing, un oggettino più per esposizione che per utilizzo, arrivato da Wish alla modica cifra di euro 6, quindi una spesa tutto sommato contenuta. La scatola è arrivata come se non fosse finita sotto un treno, ma l'importante è il contenuto. La replica del rasoio usato da Johnny Depp nel film Sweeney Todd, il diabolico barbiere di Fleet Street. Io, come alcuni avranno visto dal mio video, ho iniziato a radermi con il metodo tradizionale, quindi rasoi di sicurezza, rasoi a mano libera. Farò poi un video un attimino della descrizione del rasoio a mano libera che mi hanno regalato i miei per Natale. È stato un problema di affilatura, quindi non ho ancora avuto modo di usarlo. Il rasoio, e quindi questo l'ho trovato che mi piaceva come era fatto, col manico tutto decorato, lo mettiamo verso dritto, proprio come quello del film, con una donna in piedi. Quello del film è, come dice lì, in argento cesellato a mano, ovviamente. Il rasoio, diciamo che si presenta anche rispetto alla mano qui, proprio alla fine del codolo, siamo sui 20 centimetri chiuso. La lama il suo perché punta codolo 17 e mezzo per un'altezza di 2 centimetri, quindi è quasi un 7 ottavi, diciamo, di pollice, dovrebbe essere 6-7 ottavi. È bello pesante, non so se è in acciaio inox come dice l'inserzione, ma non stiamo a fare. Si presenta così. Per la rasatura è un po' pesante il manico, quindi sbilancia, l'ha tenuto bello saldo con la zigrinatura superiore e inferiore per il grip. Vedere anche la costa, il bordo, la punta e la costa. L'affilatura o la molatura, non so se si vede, lascia, secondo me, così sembra che gratti, nel senso che non è liscia. Anche sull'unghia sembra che un po' di resistenza la faccia. Ora, come detto, non è stato comprato per la rasatura, perché ho detto per 6 euro ci mancava anche che taglia, non ci credo nemmeno se lo provo e ci vedo, lo vedo. Però mi piaceva l'oggetto in sé per sé, ora lasciamo stare il discorso rasatura pura e semplice. Mi piaceva l'oggetto, la cifra era contenuta, ho detto me lo prendo giusto per figura. Poi se un giorno mi verrà voglia di fare il cosplay di Sweeney Todd, ho già l'accessorio principale. Chissà se magari dopo una bella scoramellata dovesse fare il suo dovere, qua con i verbi ora sono un po' stanco, ultimamente si dorme male. Questo poi vi verrà, si vede che l'appoggio già fa il segno sulla lama, quindi appoggiando in questo modo, quindi lascia veramente il tempo che trova. Però, detto per 6 euro, da oggetto da figura, non mi dispiace. Niente di più, niente di meno. Unboxing semplice, veloce, rapido. Del manico. Oddio, a vederlo così sembra quasi realizzato bene. Intorno all'affilatura sembra più un coltello che non un rasoio, perché ha molto uno scalino qui, diciamo, si vede pronunciata, non è l'affilatura, non è una allungamento, diciamo, della faccia della lama. Anche qui, diciamo che da qui in poi, fino a questo punto, che ho
balla un po', e qui diciamo da un po' di gioco, però detto tutto sommato, secondo me per figura è anche troppo. Se dovessi mai provare ad affilarlo, a vedere se funziona, ve lo farò sapere. Detto questo, dal vostro Mastro S è tutto. Vi auguro una buona serata e ci vediamo alla prossima. Salve a tutti, ragazzi!